Salve a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video, location particolare perché siamo alla seconda puntata di Toto Destroy, ovvero la rubrica in cui una volta al mese distruggo un dispositivo per vedere come è fatto all'interno e qual è la tecnologia che monta, anche per insomma imparare a capire, conoscere come vengono costruiti e come vengono realizzati tanti dispositivi che recensiamo quasi ogni giorno. Questa puntata è stata resa possibile grazie a Crifex, è un utente che mi segue, che ho incontrato alla Games Week di quest'anno e che mi ha proposto di distruggere la sua C920. Giusto per comparazione, io qui vicino ho una C922, qual è la differenza tra questa? Questa registra 720p 60 fps, questa qua registra tutto a 30 fps, ma questa qui ha anche il difetto che non funziona più. Proprio per questo Crifex me l'ha mandata, lo ringrazio. Tra l'altro nel pacchetto c'era anche una lettera che mi ringraziava insomma per tutto il lavoro che svolgo qui sul mio canale. Crifex, ti ringrazio. Purtroppo la lettera l'ho dimenticata in una delle auto in cui sono stato, ma procediamo con la distruzione. Come potete vedere, qui sopra, tra l'altro, c'è il monitor che mi consente di posizionare bene la videocamera a favore di inquadratura, cosa che l'ultima volta non avevo fatto, infatti alcuni di voi me l'hanno fatto notare. Beh, prendiamo il nostro prezioso coltellino perché, come sapete, questa è una rubrica in cui distruggo le cose, non è un teardown preciso per capire com'è fatto e poi, per poi rimontare, insomma, i dispositivi. Voglio proprio distruggerli. Iniziamo con lo smontare le prime due viti che sono proprio qui nella parte inferiore, attorno al gancio, viti molto semplici da cui accedere, quindi non c'è proprio nulla di nascosto o di antipatico. Vediamole qui, sono due vitine piccolissime, le vedete nella mia mano, sono davvero minuscole, facilissime da perdere. Quindi, dopo aver fatto ciò, mi immagino che questa cosa si dovrebbe in qualche modo staccare. C'è un'altra vite qui sotto, praticamente nella vite dove poi si attacca il treppiede, solo che non sto riuscendo a prenderla. No, non ho cacciaviti sufficientemente piccoli per svitare questo accrocchio, per cui passiamo al coltellino. Allora, qui c'è la guarnizione che immagino si possa staccare in modo molto semplice, senza magari affettarmi le dita. Tra l'altro è in silicone, sembra proprio un adesivo 3M, si stacca molto molto semplicemente. E forse è più difficile del mouse questa da spaccare. Andiamo a distruggere con forza l'aggancio in questa maniera. Scopriamo com'è fatto. Allora, qui ci sono i due perni che consentono appunto la rotazione. Ovviamente qui dentro non ci sarà nessun tipo di circuiteria, l'unica cosa che tiene uniti questi due pezzi è appunto l'altra vite che, come vi ho detto, non sono riuscito a smontare, ma sorpresa, adesso io lo sto vedendo, voi magari no. Vedete questa? Nient'altro non è che una piastrina di metallo. Perché? Perché ovviamente questa, essendo la base, ha bisogno di dare peso alla webcam quando agganciata al monitor. Andiamo per correttezza ad aprire anche l'altro lato. Crifex, spero che tu ti stia divertendo, ma spero che anche gli altri si stiano divertendo. La plastica, come vedete, si distrugge in maniera abbastanza semplice, basta tirare, insomma, che si distrugge. Vedete? Proprio un pezzo di metallo formato per riempire completamente la base, molto interessante. Adesso passiamo alla fase 2. Cerchiamo di capire come smontare questa parte qua. Allora, qui ci sono sicuramente due giunture, per cui se buco il tappetino, ragazzi, non me ne vogliate, ne ho un altro, per cui lo cambierò. Spero di non farlo. Vediamo quante puntate di Toto Destroy riesce a sopravvivere questo tappetino. Nel frattempo facciamo così. È veramente tosta. Ok, l'abbiamo spaccata. Allora, spaccandola ci accorgiamo che qui ci sono, sotto al silicone che serve a fare attrito, un botto di viti. Guardate quante sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viti. Per curiosità le svitiamo, sempre che io riesca a svitarle.
No, non riesco a svitarle queste. Qui sotto presumibilmente ci sarà un'altra piastrina in metallo, un po' più leggera rispetto alla prima. Adesso cerco di non affettarmi le mani. Ok. Eccola qua. Quindi ci sono tre viti che agganciano poi i perni che consentono la rotazione di questo meccanismo qua. E consentivano. E poi tutta la piastrina che consente di aumentare un po' il peso, anche perché la plastica, come potete vedere, si rompe in maniera abbastanza semplice. Adesso passiamo alla parte interessante, ovvero proprio la webcam. Vediamo cosa c'è all'interno. Questa è veramente tosta da distruggere. Nel frattempo qui c'è il cavo che possiamo, immagino, tirare. Togliamo questo piccolo bordino in plastica che è incollato. Questa qua è una semplice protezione, potete già vedere una piccola piastrina in metallo all'interno. Adesso bisogna capire come accedere all'interno, perché qui sembra tutto bene assemblato, ma ci deve essere per forza un punto debole, che immagino sia qui. Vediamo. Eccolo qui. Ho spostato leggermente l'inquadratura. Allora ragazzi, ho recuperato un martello perché stava iniziando a diventare un pochettino complicato. Allora, questa qua dovrebbe essere plastica. No, era vetro. Wow ragazzi, questo è vetro. Allora, spettacolo. Questa unboxing, Crifex, dillo che mi volevi uccidere. Guardate. Dopodiché aspirerò tutto. Però è vetro come quello delle auto praticamente, quindi è incollato in modo da non cadere a brandelli quando si spacca. Mentre qui sotto c'è l'obiettivo. Il vetro è incollato, non è nulla di complicato. Allora ragazzi, qui c'è l'obiettivo. Questa qui è proprio la lente, quindi andiamo a estrarlo in maniera molto delicata, perché la cosa interessante che io vi voglio fare vedere, e per cui mi perdonerete se scappo un attimo dall'inquadratura, insomma, rieccomi qua dopo qualche martellata. La cosa interessante di una webcam è il sensore, che è in maniera del tutto uguale a quello degli smartphone, per esempio. E quindi questa distruzione servirà anche per farvi capire. Comunque è tutto incollato, ragazzi. C'è un minimo di assemblaggio, ma per la maggior parte è davvero tutto incollato. Eccolo lì. Ragazzi, guardate il sensore, ve lo metto più vicino. Questo qui è il sensore di una webcam. Guardate quanto è piccolo. Se per esempio lo paragoniamo al sensore di una vera fotocamera, questo è il sensore di una fotocamera, questa è la Canon M50, questo che vedete è il sensore di una webcam, è quello che cattura le immagini. Adesso copriamo il sensore della videocamera affinché non si sporchi. Guardate, una cosa del genere è anche dentro il vostro cellulare, anzi credo che quella del vostro cellulare sia ancora più piccolo. Molto 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 interessante, che spettacolo. Allora andiamo a completare la distruzione per vedere cosa c'è proprio all'interno. La parte superiore è proprio incollata. Ok,
Questa che vedete in verde è la schedina logica e quindi tutto ciò che poi permette di acquisire. Nel frattempo ho perso un pezzettino, quindi la scocca è proprio disegnata, come potete notare, attorno alla schedina logica. È lunga proprio perché la scheda logica è molto grande. Dietro tra l'altro noto un pad termico, ma arriviamo a smontarlo magari, in modo che possiate apprezzare tutta la costruzione. Questo qua è un dissipatore mini, è una piastra dissipante che poggia, ve lo faccio vedere adesso, è davvero tosto, eh? Smontare una webcam si sta rivelando molto difficile, anche perché le componenti sono davvero molto miniaturizzate, per cui si fa una fatica boia ad aprire il tutto. Tra l'altro Logitech ha usato anche tanta colla per assemblare tutto in maniera adeguata, quindi insomma, in questo caso, per quanto riguarda l'assemblaggio, non ci possiamo assolutamente lamentare. Guardate anche quante viti ci sono, cioè ci sono decine di viti per completare insomma questa webcam, affinché la scocca sia completamente solida. Adesso vediamo di estrarre la scheda logica, vediamo se ci riusciamo al primo colpo, mi sa che però è avvitata. Comunque il mini obiettivo è davvero interessante, non è altro che una lente, vedete? È come un obiettivo di macchina fotografica in miniatura, ve lo metto più vicino possibile. E all'interno c'è anche quello che credo sia il meccanismo di autofocus. L'ho anche spaccato. Però è a tutti gli effetti un obiettivo. Questa è la parte frontale e questa invece è la parte posteriore che poi comunica con il sensore. Riesco a tirare fuori questo, ragazzi. Madonna santa. Ok, ci siamo. Allora, i microfoni sono due. Uno nella parte destra e uno nella parte sinistra. E sono coperti da questa microcapsula qui. Ve lo faccio vedere sempre più da vicino, vedete? Questo qui è uno dei due microfoni. Questo qui, come detto, è il sensore. C'è anche un sistema di passacavi, vedete? Il cavo per l'alimentazione e per la comunicazione dei dati, che è collegato direttamente sia alla scheda logica sia tramite questo piccolo connettore, mentre qui è saldato, quindi possiamo andarlo a staccare, almeno provarci. Eccolo qua. Adesso ufficialmente la fotocamera non funziona più. Provo a svitare queste due viti per vedere se riesco insomma a farvi capire o a farvi vedere più da vicino, però mi sa che non ci riesco perché non ho un cacciavite sufficientemente grande, anzi sufficientemente piccolo per farvi apprezzare insomma quello che è poi la per svitare queste due viti. Comunque, come vi dicevo, allora vediamo se riesco a recuperarlo. Questa qui, che è una mini piastrina dissipante che appoggiava su questa diciamo pasta, su questo pad termico messo nella parte posteriore, vedete, era messa così in origine. Questo perché il sensore si riscalda quando in uso. Sempre macro più da vicino, vedete, questa qua è una piastrina dissipante, un pad termico che aiuta a dissipare il calore invece creato dal sensore, mentre l'obiettivo, che vi ricordo essere questo qui, era appoggiato proprio sopra così, vedete, in questo modo funzionava. Questo motorino, perché questo qui è un motorino, serve per gestire l'autofocus dell'obiettivo, quindi lui cosa fa? Muove un minimo la parte anteriore e la parte posteriore, e serviva per mettere a fuoco il soggetto. Questo qui è il fuoco automatico. Insomma, secondo me un unboxing un Toto Destroy molto 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 interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa rubrica. Se volete inviarmi degli oggetti e dispositivi, scrivetemelo nei commenti, contattatemi in privato anche su Instagram, così vi dico dove mandarmi tutta la roba da distruggere. Se avete a casa dispositivi non funzionanti di cui non vi fate niente e che vi farebbe piacere vedere smontati e magari condividere l'esperienza, insomma, scrivetemi e lo faccio. Per questo episodio è tutto, ci vediamo come al solito ogni settimana, il giovedì alle 18 e qualche volta anche la domenica alle 10.
Ciao!